tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ruba una borsa ma viene localizzata grazie ad un'applicazione sul cellulare, denunciata una 39enne. Patente di guida, dopo gli incidenti provocati da ultraottantenni, abbiamo chiesto ai fanesi se sia giusto porre un limite di età per guidare l'automobile. Non utilizzare gli ombrelli al carnevale di Fano, il presidente Cecchini lancia l'appello e annuncia la novità di quest'anno, il carnevale dedicato agli animali. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete appena sentito dai titoli. Grazie ad un'applicazione sul cellulare, i carabinieri di Marotta hanno rintracciato una donna che aveva appena rubato una borsa in un locale del Lido di Fano. Dopo una serata trascorsa in un noto locale del Lido di Fano, l'amara sorpresa. La borsa appoggiata sulla sedia non c'è più. La proprietaria, una ragazza, non si perde d'animo. Chiama subito i carabinieri e denuncia l'accaduto. Per fortuna al suo interno c'era il cellulare, sul quale aveva installato un'applicazione utile a localizzarlo. Seguendo le indicazioni fornite dal sistema, si è scoperto poi che la borsa stava viaggiando in direzione sud, verso Marotta. Ma ad un certo punto il telefono si ferma davanti a un palco. Alla pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Fano intanto si aggiunge nella ricerca quella di Marotta. Controllati i clienti, sembrava che non vi fosse traccia né della borsa né del telefono che nel frattempo continua a squillare. Tra i clienti vengono notate tre ragazze che senza trasparire nessuna preoccupazione escono dal locale, salgono in auto e si allontanano. Dopo poco il cellulare comincia a muoversi nuovamente finché viene spento. A quel punto nei dintorni si nota la stessa macchina vista di fronte al pub ed utilizzata dal trio poco prima. Rintracciata la proprietaria, una 39enne del posto, dopo le iniziali resistenze consegna l'accessorio con tutto il suo contenuto, un telefono, 150 euro ed un paio di orecchini in oro. La donna dà agli agenti una giustificazione inverosimile: l'avrebbe trovata per terra all'interno del locale fanese mentre era in compagnia di altre quattro amiche. L'avrebbe presa, spiega, per poi consegnarla il giorno successivo in casa. Ma sul perché, alla vista dei militari di fronte al pub di Marotta, non ne avesse fatto cenno, il silenzio. La 39enne è stata denunciata in stato di libertà per furto e gli oggetti sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria. E dopo gli ultimi incidenti stradali che hanno visto protagonisti anche ultraottantenni, oggi abbiamo chiesto ai fanesi se secondo loro sia giusto mettere un limite di età per guidare l'automobile. Sentite. È giusto mettere un limite di età alla patente di guida? Anche ieri sulle cronache sono usciti due incidenti. Certo che è giusto, è indispensabile che avvenga questo, perché comunque, come tutti sanno, con l'età incominciano a venire meno tante situazioni, i riflessi, il colpo d'occhio, la maestranza del mezzo, il muoversi, le giuste distanze. Insomma, se uno è giovane ci sarà un motivo, a una certa età. Bisogna che si prendano delle precauzioni. Questo non significa che tutte le persone che hanno una certa età sono da buttare. Ci sono dei soggetti che comunque un'età anche matura, abbastanza, mantengono idonei quelli che sono i presupposti per una guida in sicurezza. Altri soggetti, magari meno fortunati, che a una certa età sentono di più appunto l'età stessa. Ma io penso di no, cioè perlomeno a meno che non ci siano dei problemi, cioè, a livelli fisici più che altro. Però cioè, fino a una certa età forse sì, però è da vedere dopo come la condizione fisica. Penso che il limite sì, sarebbe giusto metterlo, però cioè, dipende a che età. C'è gente che ancora a 101 anni per esempio è in gamba e guida tranquillamente, invece altri che a 80 magari no. Quindi sarebbero opportuni dei controlli? Sì. Come ha detto prima il mio amico, sarebbe giusto con dei controlli, poi, cioè perché alla fine penso che tutti debbano avere il diritto di guidare la macchina in base anche alle loro capacità. Beh, fare dei controlli senz'altro, secondo me da una certa età in avanti andrebbero fatti, ma dei controlli seri,
perché altrimenti anche adesso come fanno le visite, insomma. Secondo me no, che non è, cioè non è importante l'età, ma quanto diciamo il controllo che si possano fare sulle persone e quant'altro. Andrebbero magari riviste gli anni di patente, ma durata della nullità della patente, per poter far sì che comunque non bisogna limitare a nessuna età il veicolo o quant'altro, insomma. Dipende da come sono, in che stato sono, perché c'è della gente che ha 80 anni e potrebbe benissimo guidare, c'è della gente che ha 75 anni e magari per altri motivi non sono idonei. E sempre in riferimento all'incidente mortale accaduto ieri a Cucurano, in cui è rimasto vittima un pedone, oggi è intervenuta l'associazione Forbici di Fano, che chiede un cambiamento della mobilità sostenibile, prendendo esempio da altri paesi dove hanno moltiplicato marciapiedi, piste ciclabili e aree verdi. Qui invece si parcheggia dove è vietato, dicono, non si rispettano i limiti di velocità che a volte provocano una scia di vittime che non è umanamente tollerabile. E altri due incidenti si sono verificati nella giornata di oggi a Fano, entrambi intorno alle 13:30. Il primo in viale 12 settembre all'altezza dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti, in cui sono rimaste coinvolte due autovetture, una Smart e una Opel, ma la dinamica è sconosciuta. Mentre il secondo, un incidente autonomo, si è verificato in zona Chiaruccia all'altezza della cooperativa Tre Ponti, dove una Fiat Panda condotta da una 73enne residente a Fano è finita fuori strada, andando a sbattere prima contro un palo e poi cappottando nel campo adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano per estrarre la donna dall'abitacolo, la polizia municipale per i rilievi di legge e il 118 per prestare soccorso alla conducente, che però ha rifiutato le cure. Danni rilevanti al mezzo, ma nessuna conseguenza per la 73enne. Il presidente della regione Gianmario Spacca, il capogruppo del PD Mirko Ricci e il vicepresidente dell'assemblea legislativa Giacomo Bugaro sono i tre elettori nominati dal Consiglio regionale delle Marche che potranno votare per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Dopo il dibattito politico dei giorni scorsi sul biennio dell'agrario Cecchi a Fano, come annunciato dall'assessore Samuele Mascarin, questa mattina si è svolto il primo sopralluogo nei locali del CODMA. È stato un sopralluogo congiunto, concordato con la provincia di Pesaro e Urbino, con la regione Marche, con il comune di Pesaro e con l'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Cecchi. Questa mattina alle 9:30 circa i tecnici di tali enti hanno visionato i locali del CODMA di Rosciano, come annunciato tempo fa dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin. Sono stati dunque verificati quali possano essere gli spazi disponibili, gli impianti elettrici e idraulici e quindi le condizioni e lo stato del fabbricato che potrebbe interessare lo spostamento del biennio dell'agrario a Fano. Ad occhio la situazione è buona, nel senso che i locali sono in buono stato, l'impiantistica pare essere buona. Ovviamente adesso servono tutta un'altra serie di verifiche per poter valutare effettivamente quale potrebbe essere il grado e la capacità di accoglienza di questa struttura. Poi ovviamente c'è una seconda parte che chiamerà in causa tutti questi soggetti, provincia, regione, comuni, la stessa scuola Cecchi, per valutare come intervenire e con quali risorse. Però credo che sia importante il fatto che questa mattina tutti questi soggetti insieme abbiano deciso di verificare questi spazi, questa possibilità, e che oggi concretamente questa cosa, come promesso, si stia realizzando. Ci sono buone prospettive anche secondo la preside dell'Istituto Agrario. Secondo la Giuliani, infatti, i locali del CODMA sembrano adeguati. Avere una sede staccata significa dare ampio respiro alla scuola. La frequenza a questo istituto è in aumento, in progress da 4-5 anni. Quindi noi viaggiamo su circa 1000 studenti. Ogni anno facciamo dalle 9 alle 11 classi. Non ho più gli spazi per contenere la capienza degli studenti. E poi penso che sia l'unica scuola che oggi come oggi garantisca un inserimento quanto prima nel mondo lavorativo. Quando il problema viene condiviso, sì, penso che si possano trovare le migliori soluzioni. E vedo che c'è una intenzionalità a voler affrontare positivamente la problematica, anche perché significa dare delle risposte serie al territorio.
Il funerale del professor Mauro Angelini, stroncato all'età di 69 anni da un infarto dopo una seduta di allenamento sulla pista d'atletica Zengarini, si svolgeranno domani alle ore 15 nella chiesa Santa Famiglia a Fano 2. A ricordarlo è stata anche Fano Cuore Ollus. L'associazione ha colto l'occasione per ribadire che l'uso tempestivo del defibrillatore è l'unico intervento in grado di aumentare le probabilità di sopravvivenza in questi casi. L'associazione sta realizzando un progetto finanziato dalla Fondazione Carifano per dotare di defibrillatori le palestre degli istituti scolastici di scuola media e media superiore. Da tempo inoltre sono in contatto con il Comune per la dotazione degli impianti sportivi comunali. Purtroppo, si legge in una nota, per Mauro non siamo arrivati in tempo. Ed è stato presentato questa mattina il settimo numero della rivista Sguardi, che contiene articoli scritti da docenti e da ex professori del liceo scientifico Torelli di Fano. È una rivista annuale denominata Sguardi, giunta alla settima pubblicazione, che propone articoli scritti da docenti o ex docenti del liceo scientifico Torelli di Fano. L'iniziativa culturale, che spazia dall'argomento umanistico a quello scientifico, oltre che dall'istituto scolastico, è stata realizzata con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Infatti, stamattina, nella sala riunioni della filiale di Piazza 20 Settembre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione. Anche quest'anno il contributo di un artista locale, le cui immagini costituiscono la copertina e le immagini che accompagnano i singoli articoli, Giovanni Gagliardi di Cartoceto, che ringraziamo. La conferenza è stata anche un'occasione per presentare una nuova iniziativa del liceo dal titolo 4 letture, 4 incontri, che avrà luogo alla Mediateca Montanari Memo da gennaio ad aprile prossimo. Riusciamo a mettere in piedi 4 libri che presenteremo pubblicamente presso la Memo. Sono 4 libri di autori in parte locali e in parte no, romanzi o saggistica. Cominceremo giovedì 22 con un romanzo che ebbe un certo successo di pubblico, che si intitola La ricchezza, Neri Pozzi editore, Marco Montemarano. Poi proseguiremo presentando nel corso di gennaio, febbraio e marzo altri libri, l'ultimo volume saggistico di Paolo Bonetti, dedicato al liberalismo, l'ultimo libro di Pierluigi Battista, dedicato al rogo dei libri, libri che si bruciano, tema di significativa attualità anche oggi, per concludere poi con l'ultimo romanzo di una scrittrice di successo, che è Paola Mastrocola, che in aprile presenterà il suo ultimo romanzo. Presente questa mattina anche il presidente della BCC di Fano, l'istituto di credito che ha finanziato anche quest'anno la pubblicazione della rivista. Un bel strumento importante per conoscere meglio la realtà del nostro territorio. In questo senso, quindi, la Banca di Credito Cooperativo continua a sostenere l'iniziativa, e come d'altra parte anche le altre attività del liceo scientifico, che riguarda anche la presentazione di una serie di libri. Credo che queste qui siano tutte attività meritorie, qui dobbiamo ringraziare sicuramente il dirigente Samuel Giombi, un lavoro importante che abbiamo ritenuto di sostenere. E questa mattina a Palazzo Leopardi di Ancona è stata presentata l'edizione 2015 del Carnevale di Fano. Oltre 2.000 persone al lavoro 12 mesi l'anno, carri nuovi, 30 eventi collaterali, 200 quintali di dolciumi che per 3 domeniche, l'1, l'8 e il 15 febbraio prossimo, pioveranno sul pubblico in Viale Gramsci a Fano. Caramelle e cioccolate Perugina saranno infatti tra le protagoniste del carnevale, che come sempre è bello da vedere e dolce da gustare. Il programma, ricco di spettacoli, oltre ad essere distribuito in 50.000 copie, è stato ufficialmente presentato stamattina a Palazzo Leopardi in Ancona e trasmesso in diretta da Fano TV. Non è soltanto un appuntamento ludico, come ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi, ma è anche culturale, e un plauso va agli artisti che negli anni hanno collaborato qualificandolo in modo straordinario. Nel corso degli anni c'è stata l'intraprendenza, vogliamo dire, l'intelligenza, la passione, il cuore, la genialità dell'ente carnevalesca, che nonostante le difficoltà, le crisi eccetera, ha avuto la capacità di tenere duro, di rinnovarsi, di qualificarlo ogni anno, di inventarsi cose nuove
che ne hanno permesso nel tempo di crescere. È una manifestazione economica di rilevanza nazionale, ha proseguito, con una lunga tradizione alle spalle, capace di creare turismo. Dopo Solazzi poi ha preso parola il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha sottolineato le profonde radici del Carnevale, un evento che oggi è il risultato di un percorso di creatività e di ricerca e che coinvolge persone di tutte le età, dai giovanissimi agli anziani. È un evento nazionale, io direi anche internazionale, perché poi arrivano anche delegazioni da città europee per partecipare e assistere alle sfilate del Carnevale. Quindi come amministrazione crediamo molto, devo dire anche i consiglieri regionali hanno dato un contributo nel valorizzare questa manifestazione che un fiore all'occhiello della città di Fano, ma direi della regione Marche. Tra i presenti anche i consiglieri regionali Mirko Carloni, Giancarlo Danna, Elisabetta Foschi e Roberto Zaffini. È una tradizione che è stata tenuta in piedi nonostante le difficoltà, le avversità storiche, culturali, economiche, e mai come adesso è necessario non smarrire quelle tradizioni. Per questo siamo qui a testimoniare il nostro sostegno, il mio sostegno personale al Carnevale, come ho sempre fatto in questi anni. Sarà un'edizione ricca di sorprese che si presenta con un'immagine tutta nuova, composta da una parrucca di caramelle, evidente richiamo al getto, una mascherina e il grosso naso rosso di un pagliaccio. Nuovo anche il sito web carnevaledifano.eu, così come l'applicazione per smartphone, tablet e PC, che consentirà ai visitatori di conoscere in tempo reale le notizie e gli aggiornamenti sull'evento. Confermato il Carnevale dei Nonni per la prima domenica, mentre le successive saranno dedicate ai bambini fin dalle 10:30 del mattino. Coinvolti gli istituti scolastici, dagli asili fino alle scuole superiori, coinvolto altresì il Teatro della Fortuna, che nelle serate antecedenti alle sfilate dedicherà degli spettacoli, come quello del San Costanzo Show in programma per il 31 o quello di sabato 7 febbraio con il concerto del coro in maschera di Ariccia, introdotto dal coro polifonico malatestiano. Novità anche per quanto riguarda il cibo, con le eccellenze culinarie del territorio. In particolare verranno preparati hamburger made in Marche, chiamati appunto Mark Burger, che conterranno prodotti locali di qualità, tra cui il pane di Cucurano e carne marchigiana. Nei 24 giorni complessivi di festa, ben 7 inoltre saranno dedicati allo sport, dal basket al rugby, dai pattini su strada al ciclismo, dal motoraduno alla regatta velica che si svolgerà alla Marina dei Cesari. Non è stata invece confermata l'elezione di Miss Carnevale di Fano, mentre tra gli appuntamenti da non perdere c'è la lotteria del Carnevale, che unirà la fortuna alla solidarietà. Infatti parte del ricavato dei biglietti verrà devoluto in beneficenza alla mensa dei poveri di San Paterniano Opera Padre Pio e alle associazioni di volontariato fanesi. Fino ad oggi, ha detto Cecchini, sono stati donati loro oltre 100.000 euro. Il presidente dell'ente carnevalesca inoltre ha lanciato un appello alla cittadinanza e non solo per far sì che vengano lasciati a casa gli ombrelli, oggetti considerati pericolosi. Al posto dell'ombrello sapete che abbiamo, grazie a Paolo del Signore, inventato il prendigetto. Quest'anno sarà in un'edizione nuova, l'edizione 2015, e quindi invitiamo tutti a munirsi del prendigetto. Lasciate a casa l'ombrello, il prendigetto tra l'altro è anche più comodo, perché poi si chiude, ve lo portate a casa come souvenir, in più riuscite a prendere più sicuramente più cioccolate. Poi, oltre a ricordare che per quest'anno l'ingresso rimane gratuito, Cecchini, senza scendere nei particolari, ha annunciato una novità assoluta. Nascerà per la prima volta il Carnevale degli Animali. Basta, non dico più niente. Ecco, stop. Ho già detto troppo. È iniziato dunque il conto alla rovescia per vivere le sorprese, la magia e il divertimento della manifestazione più dolce e più antica d'Italia. Ed ora sentiamo le ultime di sport, siamo in collegamento con Sergio Catalani. Buonasera Sergio, dunque quali sono le novità? Buonasera Simona, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Allora, alla luce delle ultime, diciamo, degli ultimi episodi poco chiari in seno alle direzioni arbitrali, il presidente Claudio Gabellini, il presidente dell'Alma Grande Spano Claudio Gabellini, non ci sta e ha deciso, anche a mente fredda, leggendo anche, riguardando anche la partita e i filmati, diciamo, della gara di domenica scorsa con la Maceratese pareggiata 0-0, non senza polemiche, ha deciso di rivolgersi al presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dottor Felice Belloli, per lamentare, diciamo, le ultime
direzioni arbitrali, soprattutto quella inerente alla gara di domenica scorsa con la Maseratese, del operato del teramano Daniele De Remigis, che davvero non è andato giù un po' a nessuno, né in seno alla tifoseria né soprattutto anche alla società, che naturalmente a questo punto, visto anche l'andamento della squadra, non vuole davvero farsi prendere in giro e le prova tutte per cercare naturalmente di stare davanti e dare la caccia al primo posto. Quindi ecco un segnale importante che diciamo, fa capire ancora una volta quanto questa società abbia intenzioni serie e non lasci nulla al caso per tentare la scalata alla Lega Pro. Bene, grazie a Sergio Catalani per queste ultime di sport. Dunque, per l'informazione è tutto. Questa sera trasmetteremo una nuova puntata di Dopo Cena, condotta da Lino Balestra, in cui si parlerà di soluzioni all'avanguardia nel campo ottico. Subito dopo, invece, trasmetteremo uno speciale dedicato allo screening oncologico del colon retto. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.